Patrizia Canola, pittrice dalla provincia di Lecco a Dischia, ha tenuto una interessante mostra presso il Museo del Mare a Dischia Ponte. Il titolo è interessante. Negli orizzonti della vita tra luce e colore. Quindi l'importanza della luce e dei colori. Sì, Per me è fondamentale, la mia ricerca è volta soprattutto ai colori, alla luce e il mio, diciamo, il mio studio è all'aperto, la natura, anche perché eh, i colori cambiano a seconda della luce, per me la natura, i colori eh, sono sono un'armonia, una sinfonia, ma il direttore d'orchestra è la luce che cambia in continuazione. Anche le giornate più grigie sono belle perché chi ha occhi per vedere vede, si vedono i colori nel cielo. Nell'acqua e dappertutto, e per me è... Ischia è un gioiello. Io lo definisco un piccolo smeraldo. <ride> ho avuto molte ispirazioni, ho lavorato molto con dei bozzetti perché, sia nelle giornate di pioggia, ho passeggiato e Ischia è fantastica, è uno smeraldo. Infatti, tra le sue opere abbiamo notato oltre a questi grandi colori, il mare, soprattutto, il fiume, ma abbiamo visto la natura, abbiamo visto anche l'inverno, anch'esso ha il suo senso, i suoi colori è il fascino, dove tutto sembra che si calmi, riposi, la, il, io voglio dare l'atmosfera, si ferma, è silente, è tranquillo, dà un'idea di pace, poi ci sono delle giornate che sono nebbiose e l'ambiente, il paesaggio è surreale e i colori ci sono anche lì diceva Ischia, quindi ha realizzato, sta realizzando qualcosa anche che vede come soggetto qualche angolo dell'isola. Sì, sono rimasta scioccata dalla bellezza e sono andata a Marmonti e ho visto le terme di Cavascura. È stata una cosa impressionante perché ho lasciato il mare bellissimo, entro in un piccolo vicoletto, entro in una fenditura e mi sembrava di essere in Cappadocia. Uno spettacolo della natura senza, senza limite, questo fiumicciatolo bollente che veniva giù, questa ischia e poi nel ritorno da Castaromano anche lì sono andata a provare il laghetto con le, con le terme naturali e cosa devo dire, degli scogli di Sant'Anna, tanta roba, cioè, per un artista è, una, è uno, studio, uno studio continuo ecco.